Dal 22 maggio riaprono i monumenti del Duomo di Firenze, con ingresso gratuito fino alla fine del mese. Un passo importante per il capoluogo toscano che vuole ripartire nonostante i 20 milioni di euro persi. Cambiano però le modalità di visita con obbligo di prenotazione. Sulla cupola, che riaprirà il 18 giugno, si passerà da 2.600 visitatori al giorno a 304 in totale per ogni fine settimana. Al via quindi le visite alla cattedrale, al battistero, al campanile di Giotto e al museo. È senz'altro un segnale di speranza perché questo è quello che vogliamo dare, quello di accoglienza dei fiorentini, ma in realtà di tutto il mondo, e un'accoglienza in tutta sicurezza per chi ci viene a trovare, un'accoglienza, ci tengo a sottolinearla, gratuita in questa prima fase per il mese di maggio, anche se siamo consapevoli che una perdita su base annua di circa 20 milioni di bigliettazione comporterà dei grandi sacrifici. Cambierà l'immagine che siamo abituati ad avere dell'opera. Questo perché dovremo azzerare completamente i nostri programmi culturali per perseguire il fine, quello che ci obbliga la legge, ovvero la manutenzione, conservazione e restauro dei nostri monumenti, e quindi verranno meno manifestazioni come floscolende, come note a museo, e sarà interrotta la collaborazione del Teatro della Pergola per la gestione degli Niccolini. Particolare, particolarmente doloroso per noi, è stato quello e sarà quello della sospensione dei festeggiamenti per il seicentenario della cupola.